Eccoci qua di nuovo dopo questo brano bellissimo preso dalla hit di Giorgio. È qui con noi un ospite a cui io tengo in particolar modo, Filippo Ferraioli di Celtic Nation e I Am a Celtic. Ciao Filippo, ci sei? Ciao Filippo. Ciao, ciao ragazzi, buonasera a tutti, buonasera e grazie mille dell'invito, è davvero un piacere. Grazie a te per averci dato questa opportunità di stare qui con noi. Filippo, mi raccomando, non molto allegro, tranquillo, non ti pavoneggiare troppo. Rispetto per Giorgio. Rispetto che sta per soffrendo. Giorgio che Bene. Sta soffrendo molto oggi. Quindi... Certo, certo. Ma in casa Celtics si dice che si festeggia solo a giugno, no? Mi sembra. Esatto. Bravo, bravissimo. Quindi non dobbiamo vantarci di questo. Poi contro squadre poco titolate. Esatto. Partiamo proprio da ieri sera, però. Grande vittoria, vittoria netta e convincente dei Celtics, che a questo punto sono primi nell'Atlantic Division. Ovviamente ci troviamo ad un bivio. Qual è il valore che dobbiamo dare a questa stagione? Si punta ai playoff oppure sarebbe meglio darsi, tra virgolette, una frenata in vista del draft? Allora, intanto direi di partire proprio dalla partita di ieri, perché in una stagione come questa penso sia fondamentale guardare proprio gara dopo gara, perché non ha senso dopo 22 partite fare un progetto a lungo termine. Quello che mi ha impressionato dei Celtics di ieri sera in particolar modo, ma nell'ultimo periodo in generale, è la, se vogliamo, proprio la semplicità con cui giocano, nel senso che è una squadra che scende in campo sempre molto preparata, ognuno sa qual è il suo compito e cosa deve fare per rendersi utile alla squadra, e c'è un equilibrio, l'ho scritto proprio ieri nel resoconto della partita, una perfetta democrazia cestistica, perché se uno va a vedere anche il numero di tiri e di opportunità per ogni giocatore e conseguentemente anche i punti segnati sono ben distribuiti. E riguardo, diciamo, a lungo termine, io penso che giocare per perdere sia sbagliato in generale, perché si parla di tanking, non tanking. Il fattore chiave secondo me è la filosofia. Se uno vuol vincere, che sia oggi o che sia domani, quello che fa la differenza è la mentalità. Se tu vai in campo per perdere, la mentalità diventa perdente. Quindi secondo me ben venga l'atteggiamento che Brad Stevens sta dando alla squadra, pensando una partita alla volta. Chiaro, se arrivano le sconfitte non ci si strappa i capelli magari, però parliamoci chiaro, a Est per tankare non devi scendere in campo. Perché... hai ragione Filippo, però inevitabilmente la questione si fa complicata, perché ok, non si tanca apertamente, si scende in campo, si gioca un basket semplice, Brad Stevens deve farsi le ossa, la squadra sta dando delle risposte importanti, però la società e Inge devono sapere come vogliono ricostruire. Certo. Secondo te come vogliono ricostruire? Perché se tu fai una stagione vincente, vai ai playoff e poi non hai dei piani ben chiari, quindi non sai dove devi andare di preciso, rischi di rimanere in un limbo costante. Quindi, partendo dal presupposto che ad inizio stagione tutti dicevano vedrete che i Celtics tankeranno per raggiungere, esatto, uno dei giovani più forti di questa annata collegiale, aveva un senso, magari era brutto perdere, però aveva un senso. Adesso, se questo nuovo percorso non porta a magari delle trade importanti o non punta a firmare qualche top free agent nei prossimi anni, come si intende ricostruire? Questa è la domanda più ovvia che viene in testa. Allora, secondo me i fattori che verranno considerati, diciamo, due dei fattori principali secondo me esulano dal contesto che sono i Celtics attuali, ovvero secondo me si deciderà tutto nel prossimo mese e molto dipenderà, credo, anche da come si evolverà la situazione a New York, perché mi spiego. Se le due newyorkesi, che sulla carta insomma si dovevano giocare la vittoria di division e i piani alti anche della Eastern Conference, riescono a invertire il trend, trovano un modo per riaddrizzare la baracca e risalire in classifica, e allora ecco anche che in ottica, diciamo, titolo divisionale, avere
squadre sulla carta più attrezzate che iniziano a fare il loro lavoro facilita un po' i compiti, no? Perché adesso obiettivamente la lotta è tra i Celtics e chi, perché c'è veramente un divario abbastanza imbarazzante come livello di vittorie sconfitte, correggetemi se sbaglio. Beh, la forbice si fa sempre più più larga, perché comunque Boston in qualche modo ha trovato una sua dimensione, mentre invece gli altri ancora sono in alto mare. Quindi secondo me dipenderà molto anche guardando in casa avversaria come si evolverà la situazione, perché ok, tu puoi scegliere di non dico provare a perdere, ma comunque di non essere poi così competitivo, ma se le altre squadre non arrivano a 30 vinte, fare peggio di 30 vinte diventa dura poi, già dato che ne hai vinte 10 in 22 partite. Io invece scusa, un'altra cosa, no, secondo fattore, il fattore Rondo, chiaramente, perché penso che sia la chiave per il futuro prossimo e anche a lungo termine dei Celtics. Primi loro, in division senza Rondo. Primi in division l'altro. Senza Rondo, nel senso, loro chiaramente lo vedono allenarsi, sanno a che punto è, perché dal punto di vista cartella clinica non sono mai proprio trasparenti al massimo. I Celtics, Giancleto mi può aiutare in questo senso. Quindi Ainge sa come procede il ritorno, sa quando potrà rientrare o quando non potrà rientrare, chi lo sa, e anche da lì dipenderà una buona fetta del futuro dei Celtics. Quindi un occhio alle newyorkesi e agli avversari per vedere se diventa veramente proibitivo fare peggio di loro e un occhio in casa propria per vedere. Quindi è tutto in ballo. Sì, beh, chiaramente con una deadline verso metà febbraio le valutazioni vanno fatte almeno un mese prima, quindi io penso che verso la metà di gennaio, magari noi no, ma Ainge saprà sicuramente quale futuro c'è per i Celtics. Io invece ti chiedo se sei contento delle prestazioni di Gerald Wallace, visto che molti tifosi si sono lamentati, e poi se ti aspetti uno scambio da parte dei Celtics da qui a gennaio-febbraio. Allora, Gerald Wallace, penso che ci voglia un luminare non di basket ma di psicologia per capire, perché qui insomma, cioè, che il giocatore sia quantomeno un divago sia in campo che nelle dichiarazioni fuori dal campo mi sembra sia evidente. Quando si accende dimostra di essere ancora un giocatore vero, perché lo sottolineava tranquillo in telecronaca l'altra sera, ha fatto un paio di break difensivi su Anthony e una chase down in un contropiede che insomma sono da giocatore che può far comodo a più di una contender. Contenti non si può essere del rendimento di un giocatore che comunque dovrebbe essere un po' il trascinatore di una panchina, che è uno tra i tanti limiti di questi Celtics, perché anche ieri sera il momento di vita dei Knicks è coinciso con l'ingresso della second unit nel secondo quarto. Hai visto un momento di vita dei Knicks ieri? Ti dirò, considerato Giancleto, la stagione un po' pazza, ho detto, quando sono ritornati sotto di 13-14, ho detto ecco, fermi tutti che qui le sorprese sono dietro l'angolo. Però dai, è stato proprio un sussulto prima del rigor mortis. No, scusa, parte gli scherzi. Quindi insomma, Wallace è un caso un po' così, un po' a parte. Invece le trade? Le trade, senti, io ho sentito Horford dai Celtics, più che sentito l'ho letto oggi. Ma ora chiaramente da qui a febbraio sarà un crescendo rossiniano di nomi, scambi incredibili, cioè anch'io forse potrei essere accostato ai Celtics, non so chi. Ma il discorso è che allora, quali sono i giocatori spendibili? Chiaramente Humphries, per chi fosse attratto da un contratto in scadenza, penso che di meglio non ci sia, perché 12 milioni puliti che ti scadono da un'estate all'altra, insomma, possono sempre far gola. Wallace più che altro verrà cercato di mettere, sarà messo sul mercato dai Celtics, ma sarà dura che uno, anche una contender che avesse bisogno di un pezzo da aggiungere in corsa, sarà dura che si accoglie un contratto del genere. E anche a livello di giovani gli asset sono quelli che sono, perché sia Crawford che Bradley hanno la qualifying offer per la prossima estate, quindi chi li volesse scambiare li prenderebbe a proprio rischio e pericolo, perché rischierebbe di perderli comunque d'estate. Quindi secondo me o capitani o niente, nel senso che o parte lo scambione con Rondo al centro,
o penso sia probabile che si vada così fino alla fine con i vari contratti in scadenza e cercando di rifirmare sia Crawford che Bradley a cifre umane. Sì. Va bene, noi ti ringraziamo tantissimo Filippo per la tua presenza e speriamo di riaverti anche nelle prossime puntate di Rebound, anche perché i Celtics, come ben avrai capito, verranno recitati varie volte. Un abbraccione e grazie di tutto. Saluto e vi ringrazio ancora e a presto. Ciao, ciao Filippo. Ciao ragazzi, ciao.